Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi faremo una follia. Avevo fatto questo video quando abitavo in Italia e voglio farlo anche qui perché secondo me è molto interessante, ovvero ordinerò l'intero menù del McDonald's qui in Olanda. Sarà un ordine gigantesco, ma secondo me sarà anche molto interessante per voi vedere quali cosine ci sono in Italia che qui non ci sono e invece quali cosine qui in Olanda ci sono ma che in Italia non abbiamo. Quindi andiamo subito a vedere il menù e facciamo l'ordine, anche perché ultimamente il McDonald's qui chiude abbastanza presto, quindi non vorrei rischiare appunto che chiuda nel frattempo. Let's go! Qui ci sono tutte le cosine che troviamo al McDonald's qui in Olanda. Qui ci sono i menù, ma noi andiamo a prendere i prodotti singoli e appunto acquisteremo qualsiasi cosa, tutto, 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 tutto. Allora, vediamo. Prima cosa, i panini. Questi sono quelli con la carne. Ed abbiamo il single quarter pounder, double quarter pounder, double big tasty, single big tasty, il classico Big Mac. Questo è il Mac Croquette che è una cosa particolare che c'è qui appunto in Olanda. Poi il cheeseburger e l'hamburger, quindi panini con carne. Adesso vediamo panini con pollo. Allora, non ci sono solo panini, vedo, c'è il Homestyle Crispy Chicken, il Spicy McChicken. Non sono sicura che questi due si trovino in Italia. So che c'è il McChicken, ma non so se c'è anche quello spicy. Fatemi sapere. Poi prenderemo i Chicken McNuggets da 6 o da 9, ci sono anche da 20. E poi McChicken, che appunto so che da noi c'è il Chili Chicken, non so se c'è questo da noi. E poi abbiamo l'insalata, che sarà l'unica cosa che non prenderò perché non mi piace. Poi abbiamo invece il sì, questo è quanto per quanto riguarda il pollo. Poi abbiamo pesce. Eccolo, pesce c'è solo il filetto fish che è lo stesso identico panino che abbiamo anche noi, ma io lo prenderò senza salsa perché detesto la salsa del panino con il pesce. Poi cosine vegetariane che secondo me possono essere molto, se riesco ad aprirlo, ok, molto interessanti. Allora, qui panini vegetariani ne abbiamo tre. C'è il Veggie Spicy McChicken, il Veggie Homestyle Crispy Chicken ed il Veggie McChicken. Mi sa che c'è il Veggie McChicken in Italia, non sono sicura riguardo gli altri due, fatemi sapere voi. Poi, per quanto riguarda invece le cosine senza glutine, ci sono tre panini, c'è il Quarter Pounder, l'hamburger e il cheeseburger, tutti e tre appunto versione senza glutine. Poi riguardo invece le insalate, ci sono due, c'è la Grilled Chicken Salad, Sweet and Spicy e poi c'è la Side Salad più piccolina, però appunto queste le skipperò ragazzi perché non mi piace proprio l'insalata. Poi McBreak, vediamo che cosa c'è. Qui avrete notato non c'è il toast purtroppo. Allora, come break ci sono i chicken nuggets che abbiamo già visto e altri panini che però abbiamo già visto. Gli Happy Meal li scarteremo perché appunto le cosine che troviamo all'interno degli Happy Meal sono comunque cosine che già prendiamo singolarmente. Poi vediamo patatine fritte e contorni. Abbiamo i mini apple pies, quindi sono delle mini torte di mele da 4 o da 8 pezzi. Prenderemo quelle da 4. Non le ho mai assaggiate, non impazzisco per la torta di mele, ma vedremo. E poi abbiamo le patatine piccole, medie o grandi e prenderemo ovviamente quelle grandi. Poi ci sono le cosine della colazione che però non sono disponibili a quest'ora, ma ve le faccio vedere. C'è il McMuffin BLT and Egg, che non so per cosa sia BLT, ditemelo voi. Poi c'è il McMuffin Bacon and Egg, McMuffin Sausage con la salsiccia, McMuffin Egg and Bacon però Double e poi l'Egg McMuffin, croissant, i pancake che so che abbiamo anche noi in Italia, mi piacciono un sacco e vabbè, marmellata e sciroppo, burro e Nutella. Sì, i milkshake che qui si possono prendere anche di diverse misure. In Italia mi sa che ti danno sempre solo la misura media, invece qui si può prendere anche il large e penso proprio che prenderò quello large. I gusti sono fragola, vaniglia, cioccolato e banana. Non so se da noi in Italia quello alla banana c'è, onestamente. Io comunque prenderò quello alla fragola, anche perché non ha
ha tanto senso prendere tutti i gusti, perché comunque il pack è quello, insomma, li conosciamo tutti. E qui appunto ci sono le mini torte di mele che abbiamo visto, ma vi faccio vedere i McFlurry che abbiamo qui in Olanda. C'è il McFlurry Twix, che è la fine del mondo, ragazzi. McFlurry Strawberry Cheesecake, che non è male, ma non è il mio preferito. Poi abbiamo il McFlurry M&M's, però questi sono gli M&M's, non quelli con la cioccolata, ma quelli con le noccioline, che non mi fanno impazzire, preferisco decisamente quello che abbiamo noi con gli Smarties in Italia, che qui non esiste. Poi c'è il McFlurry Oreo, che se non sbaglio anche in Italia c'è, e poi i Sunday sono esattamente gli stessi. Salse, queste sono le salse, vi faccio vedere. C'è la Frit Sauce, che è la salsa per patatine fritte, poi c'è la maionese, il ketchup, la barbecue sauce, e poi c'è la salsa agrodolce, mostarda, salsa al curry e la salsa al chili. Queste sono le salse che abbiamo qui. Fatemi sapere se in Italia sono le stesse, non me ne intendo tantissimo perché detesto le salse. E poi vabbè, le bevande, qui prenderemo semplicemente la Coca-Cola. Eccoli, ci sono la Coca Zero, la Coca Light, Coca normale, Sprite, Fanta, il Lipton Ice Tea rigorosamente frizzante, poi, che qui è sempre frizzante il tè alla pesca o al limone, non chiedetemi perché, acqua, poi succo alla mela, succo all'arancia, succo alla fragola e banana, latte biologico, il Chocomel, tipico di qua, Fristi e poi appunto i nostri milkshake. Ok ragazzi, ho ordinato tutto a parte le cosine senza glutine, che non so perché non erano ordinabili, e avrete notato appunto che qui non c'è il toast, che è una delle mie cose preferite al McDonald's in Italia, però ci sono un sacco di altre cosine che appunto assaggeremo assieme, e la lista è una cosa, cioè... Ok, questa è la lista, ragazzi, cioè è una roba infinita, veramente, chissà cosa penseranno che gli ho ordinato tutta sta roba, vabbè. E il costo totale è di 106 euro. Io non penso di aver mai speso nella mia vita una cifra neanche lontanamente che si avvicinasse a 106 euro da McDonald's. Quindi ordine fatto, ragazzi, adesso non ci resta che aspettare che arrivi tutto il menù intero del McDonald's in Olanda, mamma mia. 20 minutes later. Denver è molto interessato alle cosine che sono arrivate, ragazzi, e questo è il nostro intero ordine, sono 4 borse giganti. E questa è tutta la lista, adoro che hanno messo anche il mio nome. E questa è la lista, ragazzi, di tutte le cose che abbiamo preso. Oh my god. Eccolo qua il nostro ordine completo, ragazzi. Ci sono anche i McFlurry, che appunto adesso metteremo in freezer. C'è McFlurry Twix, McFlurry M&M's e McFlurry Strawberry Cheesecake. Poi abbiamo, allora, patatine, subito, gnam. Qui ci sono tutte le salse. C'è la salsa mostarda piccante, poi abbiamo curry, maionese, barbecue e la salsa agrodolce. Poi questi sono gli snack, dovrebbero essere le mini torte di mele, sì, eccole qua. Poi vabbè, qui ci sono tovaglioli, cannucce, poi qui abbiamo mi sono resa conto in realtà di aver preso 2 panini uguali. Mi sembra almeno. Ok, allora vediamo. Questo è il Big Tasty Double. Poi abbiamo questo. Non ho la più pallida idea di che cosa sia. Ah sì, questo è il... sarà Spicy McChicken. Poi abbiamo il McChicken classico, che ho preso senza salsa. Poi il Big Tasty. Ta-dan, ta-dan. Poi questo è il Veggie Spicy McChicken, questo è il Spicy McChicken, dovrebbe essere però normale. Poi qui abbiamo i Chicken Nuggets da 9, qui c'è il Big Mac, poi abbiamo il McChicken, poi il Filetto Fish, che è il mio preferito, il panino con il pesce, e appunto non ho fatto mettere la salsa. Poi abbiamo il Double Quarter Pounder
Eccolo qua. Poi c'è il Mac Croquette, che come vedete ha anche la bandiera olandese disegnata sull'involucro. E qui invece c'è il Quarter Pounder, quello normale, l'altro era double. Ta-dan! E poi ci sono due Crispy Chicken. Mi sa che ne ho presi due per sbaglio, veggie. Eccolo qua. Devo dire carine le confezioni. Poi non so se in Italia sono uguali, se ci mettono la carta anche in Italia, ma sono molto molto carine. Adesso metto i gelati in freezer e poi iniziamo a mangiare, che ho fame finalmente. Ho provato a forzare tutto nell'inquadratura, ragazzi, ma non ci sono riuscita. Comunque ho anche acceso una luce perché l'illuminazione adesso qui è quello che è, fuori è buio. Ho assaggiato, ragazzi, il Mac Croquette ed è stra buono. Questo è l'unico panino che sono sicura esista proprio solo qui in Olanda. Gli altri non so se si possano trovare anche in altri paesi, ma questo è esclusivo, si trova solo qui. Non mi aspettavo che mi piacesse. All'interno c'è formaggio e pezzettini di carne, un po' come se fosse tipo pezzettini di polpetta, e invece la l'hamburger in sé sembra praticamente un cordon bleu. Una cosa che devo mangiare sempre subito sono le patatine, che sarò l'unica, ma a me piacciono quando sono tipo mollicce. Assaggiamo il double quarter pounder. Non so nemmeno se riuscirò ad addentare. All'interno c'è ketchup, oddio, ci sono cipolle, cetriolini, ok, decisamente questo lo sarò io a finirlo. Diamo proprio solo un morsetto, magari dove non c'è la cipolla, tipo, ok, forse qui potrebbe anche andare. Ragazzi, è gigantesco. Buono. Di solito non la mangio, la carne scura, almeno non so perché, mangio sempre solo pollo o pesce, però devo dirvi, non è male. Anche se non diventerà sicuramente il mio panino preferito, ma non mi dispiace. D'altro notare che io mi sono messa il rossetto rosso e poi filmo un video in cui mangio, ok? Quindi non so che cosa resterà del rossetto. Vorrei dare un morso anche al McChicken. Questa è la versione in realtà che abbiamo anche noi. L'ho fatto fare senza salsa, mi sa che c'era anche l'insalata, ma ho fatto togliere anche quella. Cosa fare, ma il McChicken è sempre una garanzia. Adesso vorrei assaggiare il Double Big Tasty, ragazzi, che è gigantesco ed è pesantissimo. C'è il doppio hamburger, insalata, che toglierò che non mi piace, bacon, salsa e poi penso sia salsa barbecue o salsa rosa, e poi c'è anche formaggio, che non è formaggio cheddar perché è abbastanza chiaro come colore. Non so se c'è in Italia questo oppure no, anche qui ditemi voi nei commenti, perché io al McDonald's prendo sempre le stesse cose e non ho veramente idea se questo panino ci sia oppure no da noi. Decisamente la salsa non mi fa impazzire, formaggio invece mi piace un sacco, c'è anche il pomodoro che ho cercato di evitare, bacon buonissimo. Ogni tanto sgranocchio il McChicken perché mi fa impazzire, strabuono. Devo ancora dare il primo morso al mio filet o fish, che è uguale a quello che abbiamo noi, appunto, solo che io faccio togliere la salsa. E niente da dire, ma è il migliore. So che sono tipo l'unica che lo ordina, ma io adoro il filetto fish, cioè adoro. Poi qui c'è il quarter pounder, ma abbiamo già assaggiato il double quarter pounder, quindi questa è la stessa identica versione, però con carne singola praticamente, c'è solo un hamburger. No ragazzi, ma non ci siamo proprio tra i cetriolini, le cipolle che andrebbero bandite, nell'altro non lo so, sono riuscita ad evitarle un po' di più, ma qui terribile. Questo invece è il veggie spicy McChicken, eccolo qua, che sono molto curiosa di assaggiare, che non so se c'è da noi oppure no. Ragazzi, non riesco a credere che sia vegetariano, perché sa assolutamente di pollo ed è buonissimo. Onestamente non è tanto spicy, se devo dirla tutta, però il pollo è stra buono, tipo delle erbe. Non so se riuscite a vederci qualcosa, ma cavolo, questo mi ha stupita. Mi piace praticamente più questo del McChicken classico, assurdamente, ma è così. Assaggiamo questo, che è il Homestyle Crispy Chicken.
che questo è strapesante, c'è anche il bacon, cheddar bacon, un sacco di insalata che metteremo da parte e penso salsa barbecue. Io di questo assaggerò solo il pollo, ragazzi, perché veramente tutto il resto non mi ispira affatto, lo so, sono pessima. Decisamente meglio, cioè, guardate il pezzo di pollo, questo è decisamente meglio del McChicken, perché è molto più spesso, il pollo è decisamente più buono. Qui la situazione è tragica perché ho quasi finito le patatine, cioè ho preso solo una porzione di patatine, vabbè grandi, però solo una porzione con tutte queste cose, vabbè. Ragazzi, adesso io proverei questi snack che sono le mini torte di mele, che se non mi sbaglio in Italia non ho mai visto, giusto? Sono curiosa di provarle, anche se onestamente non impazzisco per la torta di mele, peccato non ci fosse qualche altro gusto, ma assaggiamo. Non so se lo sentite, ma c'è gatto del mare. Sì, cioè sa di torta di mele, però visto che non mi piace tanto la torta di mele, non mi fanno impazzire. Penso ci sia anche un po' di cannella all'interno, che non è male onestamente. Mi piace la parte esterna, molto crunchy, molto buona, ma appunto l'interno, torta di mele per me non è proprio la cosa più buona al mondo, però passabili, dai, diciamo così. Questo è quello che rimane, ragazzi. Ho fatto del mio meglio, ma il menù era infinito. Voglio precisare che quello che non vedete finire da me adesso in videocamera non va buttato, ok? Verrà finito, ma non in videocamera, perché già so che me lo direte. Quindi metto le mani avanti perché non butto il cibo. Allora, poi abbiamo ancora il milkshake alla fragola e i gelati, tra l'altro molto ingegnosi, perché per la prima volta non si sono rovesciate le bibite, perché hanno messo il doppio tappo con l'adesivo al centro, fantastici. E qui ci sono i nostri gelati, strawberry cheesecake, M&M's, ta-tadan, e Twix, che è assolutamente il mio preferito. Notare comunque come il mio rossetto sia ancora perfetto, questo è di Banana Beauty e veramente sto adorando, ragazzi. Il primo che voglio assaggiare, anche se lo conosco perché lo prendo spesso, è il Twix, cioè notare quanto caramello c'è all'interno, ci sono tipo dei pezzettini di cioccolato e poi tanto tanto caramello. Allora, il caramello è una delle cose più buone al mondo. E questo? Sono quasi sicura che in Italia non ci sia, a meno che, no, penso che non ci sia, c'è il sundae al caramello, ma il McFlurry al Twix non credo. Questo, se siete in Olanda, dovete assolutamente assaggiarlo, è il più buon McFlurry che esista. Cioè, io finirei solo quello, lascerei gli altri, mangerei solo questo. Poi abbiamo strawberry cheesecake, che ha pezzettini di cheesecake con lo sciroppo alla fragola. Qui al McDonald's però non lo prendo molto spesso, cioè lo prendo quando non ho voglia di qualcosa di cioccolatoso, allora prendo questo che è un pochino più fresco come gusto. È comunque molto buono, se vi piace la cheesecake dovete assolutamente provarlo, è un must. E poi abbiamo il M&M's, che però appunto a me non fa impazzire perché piacciono solo gli M&M's alla cioccolata, quelli con le noccioline non mi fanno impazzire. Questo invece è classico McFlurry alla vaniglia e poi ci aggiungono appunto gli M&M's tutti fatti a pezzettini. Questo non è male, però non è il mio preferito, diciamo. Sì, perché si sentono le noccioline, secondo me quello che abbiamo noi con gli Smarties è molto meglio. Sorso al milkshake alla fragola, che qui appunto ti danno nello stesso bicchiere della Coca Large, ok? Perché qui si può scegliere se lo vuoi piccolo, medio o grande, invece in Italia, almeno l'ultima volta che sono stata io al McDonald's a Trieste, ho chiesto il milkshake grande e mi hanno guardato tipo, no, guarda che cioè è solo una one size, cioè c'è il medio e basta. Io, ah, ok.
Non c'è niente veramente di più buono del milkshake alla fragola, io adoro. Ok ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, io sto per esplodere, spero che vi sia piaciuto, abbiamo veramente visto tutte le cose del McDonald's in Olanda, a parte appunto l'insalata, scusatemi, quindi poi chi è che la mangia l'insalata al McDonald's, cioè boh, vabbè, comunque questo è quanto mia family per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, scrivetemi come al solito tutto nei commenti, io vi do un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, vi aspetto domani sempre puntualissimi alle 17:30, ciao.